La nostra visita ad Alghero inizia da Bosa, un'altra cittadina molto interessante non solo per le sue spiagge ma per la storia che la caratterizza. Uno sguardo sul Temo, unico fiume navigabile della Sardegna, e sul castello dei Malaspina, e ci dirigiamo verso la strada panoramica che ci porterà verso la nostra meta. Anche se in piena estate, il panorama che si scorge è molto suggestivo e poche sono le presenze turistiche, rarissime sono le costruzioni che si intravedono, fatta eccezione per le immancabili torri di avvistamento costruite in periodo tardo-medievale. Ad ogni curva ci si presentano scorci sulle sottostanti scogliere e lo sguardo si perde sull'azzurro del Tirreno occidentale. Man mano che ci si avvicina ad Alghero, si intravedono alcune delle spiaggette incastonate tra le scoscese colline. Ne è un esempio la spiaggia di Poglina, molto selvaggia anche se conosciuta dai turisti. In lontananza intanto, le propaggini di Alghero che danno verso il mare, iniziano a mostrarsi. Alghero, l'Alguer in catalano ed Algherese e Salighera in sardo, vede la sua storia intrecciarsi con gli interessi dei genovesi d'Oria nel XIII e XIV secolo, i catalano-aragonesi e l'emire degli altri stati giudicali sardi, in particolare del giudicato di Arborea. Tornando all'attualità, Alghero si presenta con la splendida vista sulla piccola penisola che accoglie Villa Lastronas, una costruzione in stile Liberty che vide soggiornare sia regnanti che persone di alto rango fin dalla sua nascita come palazzo nobiliare. La vista delle mura difensive rimandano invece al suo passato di città fortificata. Nel 1541, la storia di Alghero visse uno dei suoi momenti più solenni, quando il re Carlo V di Spagna fece visita alla città. Al suo arrivo, venne accolto con grande entusiasmo dalla popolazione e per l'occasione, pronunciò una frase rimasta celebre: «Todos son catalanes». Una frase che risuonava come un riconoscimento ufficiale di quel legame indissolubile tra Alghero e la Catalogna. Continuiamo la nostra passeggiata dirigendoci verso il centro storico, ancora ricco di testimonianze del prezioso passato. Un altro segno della storia di Alghero è il corallo, prezioso quanto ormai raro e protetto. Identifica la città non solo a livello nazionale, un museo ad esso dedicato ne ripercorre la storia. Sono tanti gli scorci che si palesano davanti a noi, ogni testimonianza del passato necessiterebbe un approfondimento. Ma l'importante a nostro avviso è quella sensazione di coinvolgimento che la città trasmette. Sperando che questo filmato sia stato di vostro gradimento, vi invitiamo ad iscrivervi al canale Andalas, che sia in sardo che nelle lingue iberiche significa proprio strade e percorsi, come quello fatto oggi ad Alghero. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Grazie ed al prossimo filmato!